sconfitta, 15 punti, 14 gol fatti, 4 subiti e negli ottavi in gara secca ha travolto il Genk, sempre con protagonista Nino e Rainani, con a supporto anche Santa Maria a livello realizzativo, numero 2, giocatore che lo vedremo, ha una gamba e uno strappo veramente importante sulla corsia di destra dalla parte opposta a Jebar. Insomma, è un atletico che gioca spesso con il 4-2-4 in fase offensiva. Dicevamo Bonari invece, che è il classe 2005, schierato sul versante di destra a livello difensivo, è il capitano della nazionale spagnola Under 18, con un incrocio anche a gennaio nella sfida stravinta o comunque vinta a Coverciano 3-1. Produzioni come nella circostanza adesso, con il tentativo di Rai per il Milan, poi provare a fare la partita di rimessa. Qui intanto la prima occasione con il sinistro cercato da Ejebari, la profondità l'ha data Adrian Nino. Attenzione al suo gioco di gambe in area di rigore con Simic, tiene ancora il non si intende con Ghismera, va lui, poi palla direttamente. Intanto il pallone per la discesa ancora di Gonzalez, che prova a me le prime tre partite. Palla alta, esce non benissimo Navac. Bakune tanto, corsia di destra, prova ad andare, mette in mezzo l'occasione, il gol con Stalbak al 12esimo, al primo affondo, passa al Milan in contropiede, ancora protagonista come con il Rul Viv Bakune, che è andato a destra sulla prima fuga ed è arrivato il gol che sblocca la partita e mette adesso un'inerzia diversa nel motore al Milan, che aveva fino a questo momento subito anche un po' la personalità degli spagnoli. Mastica amaro i turbe che, diciamo, sulla conclusione di Stalmach non è stato particolarmente efficace. Rivediamo tutto, la giocata intelligente da parte di Zeroli. Bakune ancora dell'Atletico, il tentativo di guidare un po' di Chaka Traoré, recupera un pallone, lo offre dentro corto a Eli Lalic, arriva ancora Munoz, palla calibrata dentro Nava in uscita, il pallone ancora Bonar, la mette bene in mezzo Kubis, il pallone giocato proprio per il 2, attenzione, la rimette in mezzo per la posizione di Ejabari, che però se la trova, la giocata Nava, vede arrivare il pallone all'ultimo, poi ancora Ejabari tra le braccia di Nava, protagonista Lapo Nava. Con questo sinistro che arriva, ci lo troviamo sulla corsia di destra, poi con Nino che prova la conclusione. Pallone altissimo per il capo, centralmente si sgancia ancora lui, pallone messo in mezzo, Santa Maria, esordito con l'Under 21 del proprio paese, va dalle parti di Nava, area di rigore, dopo la buona lettura, palla lunghissima per fortuna dei rossoneri. Sinistra lo sviluppo ancora con la percussione di Gonzalez, palla bassa con Nava, ancora reattivo, pericolo che continua a essere abbastanza alta. Quinca con il mancino, il girata proprio dell'otto che prova la conclusione. Nava c'era, ma palla che finisce non di molto a lato. Vediamo Chaka Traoré intanto, area di rigore, serie di finte, finisce giù ed è ammonizione per Traoré. Simulazione per il numero 11. Da rivedere. Insieme a Cuenca che spazzano, duplice fischio da parte del direttore di gara, signor Dischamer, che manda le squadre negli spogliatoi. C'è un po' di tensione sia proprio risultato che per il momento non cambia, e come detto Milan Cuenca vicino, pallone dentro per Eli Lali, qualcosa di buono questa volta Traoré, la finta alla ripartenza dell'Atletico, area di rigore con il destro masticato da parte di Rainani, c'è poi Stalmach in profondità, attenzione Chaka Traoré, esce il portiere Chaka Traoré lì davanti nonostante i numeri impressionanti, intanto zero gli palla, palla ancora per Cuenca, palla sul destro, Cuenca no, vicinissimo il Milan al gol del 2-0, che mette in mezzo il pallone a rimorchio, attenzione Nino, area di rigore Nino, mamma mia che brivido, ha preso proprio la mira per stamparla sotto l'incrocio il capocannoniere del Milan, palla ancora per il destro a giro da parte di Munoz, che come nel primo tempo però sta facendo Zeroli in profondità, Eli Lali non esce, il portiere esce adesso, pallone adesso per il destro di Eli Lali e il gol del 2-0, il Milan al 67esimo mette la freccia definitiva forse alla partita.
il gol del 2-0 di El Hilali, con ancora una volta un'incertezza di Turbe, la soddisfazione di Abate, esplode il Vismara. Il gol di El Hilali, il secondo in questa Youth League, scusate, dopo il 3 è uscito, adesso anche a trovare la fase offensiva con Cune. Cuenca lì vicino, Bacune questa volta. Palla in area di rigore con Kubi, area di rigore con El Jebari, palla regalata all'Atletico che però non riesce centralmente e per fortuna con Rainani a mettere dentro il gol che riaprirebbe la sfida. Stavamo dicendo attenzione, seguiamo la discesa di Fabi, area di rigore, attenzione, prova con maggiore esperienza dell'Atletico, palla dentro a metà strada, va dalle parti di Alesi, attenzione che a gamba Alesi prova invece la...